si parla di una categoria di persone per cui di nuovo l'inclusione sociale è veramente difficoltosa, non può essere un'inclusione che magari passa solo dal reinserimento lavorativo. Come sta lavorando su questo la Regione? Ma la Regione intanto ha attivato nei 15 giorni scorsi la rete regionale per la protezione e l'inclusione sociale, che mette insieme i principali attori istituzionali e le realtà del terzo settore. Questo per costruire insieme in maniera condivisa le politiche più adeguate e più efficaci per il contrasto alla povertà nella nostra Regione. Da questo punto di vista diventa centrale fare un'attuazione utile e soprattutto lavorare per un'evoluzione positiva del REI, cioè del reddito di inclusione, che non è soltanto un sostegno economico passivo, ma dovrà vedere i territori, le comunità, gli attori sociali impegnati nel costruire misure attive per le persone prese in carico, finalizzando queste misure attive proprio al reinserimento sociale delle persone stesse. Da questo punto di vista, proprio pensando alle persone che si trovano in condizioni di marginalità estrema, è chiaro che non possiamo pensare soltanto a queste misure solo in chiave di reinserimento lavorativo e basta, ma bisogna pensare proprio per loro dei processi e dei progetti di reinserimento che abbiano una chiave più ampia, più complessiva, che va dalla casa, dalle possibilità di avere momenti di socializzazione, possibilità di attivarsi anche in realtà più leggere, però comunque destinate a favorire la dignità e il riconoscimento della persona stessa.